Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che non ricorriamo a voi. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debiti. E non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel terzo mistero glorioso contempliamo la nascita di Gesù nella capanna di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel quinto mistero glorioso contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piangente, in questa valle di lacrime. Ozzo dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudisci. Cristo esaudisci. Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Grazia Divina, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Senza Colpa, prega per noi. Madre Amabile, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna d'onore, prega per noi. Vergine degna di ogni lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Modello di santità, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tempio di gloria, prega per noi. Modello di vera pietà, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Gloria della stirpe di Davide, prega per noi. Splendore di grazia, prega per noi. Arca della nuova alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza il peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Santa Lucia, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e se ne siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, Signore Dio, concedano ai tuoi servi una continua salute del corpo e dello spirito, e per l'intercessione gloriosa di Maria Sempervergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni, per Cristo nostro Signore. Amen, diciamo. Per l'intenzione di Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Da
dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per i defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore, che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle,
per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pidiamoci la misericordia di Dio in questo secondo giorno in cui facciamo il cammino del mese di maggio alla Madonna. Vorrei ricordare con voi anche in questa celebrazione il suffragio per il mio carissimo compagno di scuola, che ieri sera è tornato alla casa del padre, Agostino da Ponte. Ecco, prego per lui, sicuramente non c'è stata la celebrazione della messa del suffragio e vorrei con questo stare vicino ai familiari, alla mamma e alle persone care. Ricordiamoci così davanti alla misericordia di Dio di quello che siamo nella nostra povertà. Signore, che ci inviti alla conversione per il perdono dei peccati, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che colmi i tuoi discepoli di gioia e di Spirito Santo, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, buon pastore che doni alle tue pecore la vita eterna, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nel Tuo Figlio ci hai riaperto la porta della salvezza, infondi in noi la sapienza dello Spirito, perché fra le insidie del mondo sappiamo riconoscere la voce di Cristo, buon Pastore, che ci dona l'abbondanza della vita. Egli è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli, dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertite, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Parola di Dio. Diciamo insieme: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquilli mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio calice è trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con gli insulti, maltrattato non minacciava vendette, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la sua giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Sotto lo sguardo di Maria, cominciando i primi giorni in cammino a questo mese di maggio,
Siamo nelle domeniche della Pasqua, siamo certo nell'annuncio della gioia pasquale e ad ogni quarta domenica di Pasqua c'è il Vangelo del Buon Pastore. Gesù, secondo appunto gli evangelisti, viene presentato alla sua figura e si presenta a noi come colui che vuole radunare il suo gregge. Lo aveva detto nella messa delle palme, quando dirà Gesù: sarà disperso il pastore e le pecore si disperderanno, sarà percorso il pastore e le pecore si disperderanno. Farà capire quanto anche i suoi discepoli, momento di sconforto, si perderanno. Pietro, per tutti, sarà sconvolto da quella perdita del pastore che sarà Gesù. Ma il pastore ora è con noi, con la Chiesa, guida la sua Chiesa visibilmente attraverso il Magistero del Papa, attraverso colui che il Signore ha voluto nella Chiesa militante, cioè su questa terra. E lui ci guida con la sua voce, con la voce della Scrittura, e non lascia la sua Chiesa orfana, ma ci conduce per i pascoli di questo mondo, dove, come dice il Salmo, se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei il mio pastore. Mi guidi, mi conduci, Signore, e io mi appoggio a te, al tuo pastore, al tuo incastro. Sei tu che ci conduci. E anche le stesse immagini che utilizza lo stesso San Pietro nella seconda lettura. Eravate smarrite come pecore, eravate erranti, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Ebbene, il linguaggio delle pecore ci fa capire chi siamo noi. Siamo come un gregge e il popolo lo si conduce dove si vuole. Magari se ci sono preposti per noi i governanti, ci conducono dove vorrebbero loro. E magari non comprendiamo questo cammino delle volte. Il Signore ci invita invece in un cammino più spirituale nella Chiesa. Ci vuole condurre dove Lui è. Dove sarò io, sarò il mio gregge, dice il Signore. Sono parole che concludono il Vangelo anche di oggi. Io sono venuto perché le mie pecore, il mio popolo, cioè coloro che sono state salvate attraverso il mio sangue, dice lo stesso San Pietro ancora, io voglio condurle a questo pascolo dell'abbondanza, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Allora comprendiamo un linguaggio sempre simbolico, di parabola, e se vogliamo un linguaggio che ci offre anche un cammino in cui noi siamo docili a una voce di un pastore. Siamo delle volte come delle pecore, vi dicevo, siamo condotti dove ci guida il mondo, dove ci vogliono condurre forse i potenti. E invece il potente per eccellenza che il Signore ci conduce con amore. È una voce che dice la sua deve essere ascoltata, sono tante le voci. E Gesù paragona le voci di chi è venuto prima e dopo di lui a coloro che scavalcano, a coloro che non entrano per la porta, ma entrano scavalcando i muri, facendo fori e travalicando quelli che sono altri ostacoli, e quindi si introducono in modo perfido nel gregge per condurli. È il linguaggio così subdolo delle voci che non sono la voce del Signore. Lui dice: io, le mie pecore conoscono la mia voce, esse mi seguono. Ebbene, questa voce dobbiamo sapere conoscere nella Chiesa, la voce del pastore, la voce del Signore che ci fa capire quanto sia persuasivo il suo invito, quanto sia docile. Allora per noi un cammino da fare con Lui. Anche noi dobbiamo sentirci trafiggere il cuore, come dice negli Atti degli Apostoli San Pietro a coloro che si sono rifiutati di accogliere Gesù nella propria vita, di accoglierlo in quei momenti in cui avrebbero invece non condannato l'autore della vita. Lo dice San Pietro con responsabilità,
Nel giorno di Pentecoste, rivestito di Spirito Santo, oramai anche lui con la forza dell'Apostolo Pietro che parla, allora per mettere dinanzi alle responsabilità, sappia con certezza tutta la casa di Israele, lo sappia tutto il mondo, direbbe San Pietro da lì in poi, che Dio ha costituito Signore, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire tutte queste cose si sentirono trafiggere il cuore. Ecco, la trafittura del cuore è un segno dell'invito alla conversione. Anche noi dobbiamo sentirci trafiggere il cuore quando rifiutiamo il Signore, quando ci mettiamo contrariamente su strade che non sono le strade di Cristo, che non sono le strade del Signore, che lo rifiutiamo, casomai lo bestemmiamo, casomai rifiutiamo il suo invito. Ebbene, c'è il trafiggere il cuore e quelle persone invitate allora ad accogliere questa parola si sentono trafiggere il cuore e dicono a San Pietro: che cosa dobbiamo fare? Pietro risponde: convertitevi. La conversione non è altro che è un accogliere la parola nella nostra vita, accogliere cioè il Signore. Non si sa che cosa dobbiamo fare, che cos'è, in che cosa consiste la conversione. Forse dobbiamo fare opere eclatanti come hanno fatto i santi, forse niente di tutto questo. La conversione consiste proprio nell'accogliere il Signore, salvarsi anche da quella che è una generazione perversa, così dice San Pietro, salvarci dal perverso, da quelli che sono i ragionamenti perversi, salvarci allora da questa cecità che anche nel cristiano e nel nostro mondo può esserci. Chiamati per nome, ci sentiamo coinvolti dal pastore. Vedete, Gesù non conduce un gregge anonimo, non conduce una folla senza nome, senza storia. Egli ci conosce per nome e ci chiama per nome, ciascuno di noi davanti al Signore alla sua storia, alla sua vita, al suo travaglio interiore. E il Signore conosce tutto questo, a Lui importa della nostra vita, al mercenario, a colui invece che viene se non per rubare la nostra felicità, non interessa niente di quello che siamo noi. L'importante è avere un seguito, per dire: ecco, questi sono i miei seguaci, questi io me li conduco appresso. Ebbene, il Signore vuole la felicità del suo gregge, ed ecco perché ci conosce personalmente e ha per noi un progetto personale. Oggi la Chiesa ricorda anche la giornata delle vocazioni, cioè chiede in questo giorno che ci siano nella Chiesa nuove proposte vocazionali che nascono certamente dallo stesso gregge che il Signore ha, e non saremo certamente all'altezza del pastore, ma siamo preposti a chiamare, ad annunciare la sua parola. Lui è il pastore, allora lui ci vuole come lui. Noi dobbiamo avere davanti a lui le sue orme, camminare dove lui ha camminato, camminare nelle stesse strade del Signore. Non saremo mai capaci di essere come lui, perché davanti a noi c'è il Maestro, noi siamo discepoli del Signore. Allora oggi, giornata delle vocazioni, preghiamo perché nella Chiesa non manchino l'ascolto a questo invito che sicuramente il Signore fa nella proposta a tanti giovani, a tanti che poi lo seguiranno a diventare sacerdoti, religiosi, religiose. Ecco, non c'è soltanto la via del sacerdozio, ma c'è una sequela Cristi, c'è un camminare con Cristo che fa diventare felici nella propria esistenza, che anche se camminiamo in una valle oscura non temiamo alcun male. È così le parole del Salmo. Perché? Perché tu sei con me, perché noi ci appoggiamo a te, Signore, perché non facciamo conto sulle nostre forze, perché non ci affidiamo alla nostra capacità intellettiva, alla nostra preparazione umana, ma ci affidiamo a te che sei pastore e prima di ogni cosa conduci noi. Ecco, allora questa preghiera sotto lo sguardo di Maria in questi giorni. Volevo ricordare, come detto all'inizio, che oggi sono stato quasi come
al Calvario. Mi sono trovato nella camera mortuaria del mio paese a San Biase, davanti a quella che poteva essere l'immagine della Madonna sul Calvario. Anzi, da lì a poco ne ho scoperto un'altra, erano due giovani. Uno è il carissimo compagno di scuola Agostino da Monte, della mia stessa età, 54 anni. E quindi ho trovato la scena di questa madre davanti a quel Calvario, davanti a quelle parole da non poter dire in questi momenti, se non parole della fede. E quindi come Maria sul Calvario c'era questa madre, e l'altra l'ho vista anche al piano di sopra, la mamma di Antonello Longo, un altro mio paesano, più o meno circa la stessa nostra età. Ecco, mettendoci in questo luogo così strano che è la morte, siamo anche noi nel Calvario di questa nostra esistenza. Per te, o Maria, il Calvario è durato quelle pochissime ore, dal Venerdì Santo fino al giorno radioso della Pasqua. Per noi su questa terra continua, perché siamo accanto a coloro che soffrono, e siamo su questo Calvario in questo tempo anche di malattie, di sofferenze. Vorrei essere accanto allora alle persone care, anche io, per portare quella parola di conforto che magari ci viene negata anche per la celebrazione dell'Eucaristia, per stare in un momento di preghiera, per dare il suffragio del conforto di questa Eucaristia, per dire che sul Calvario Gesù ha versato il suo sangue per noi. E per noi il Calvario in questo momento è quest'altare, dove sentiamo la vicinanza della Madonna che è accanto a noi. Adesso è lei a consolare, come una madre a consolare le tante madri che perdono i propri figli, a dare la certezza e la speranza che questo tempo è il tempo dell'attesa, è il tempo della prova della fede, in cui dobbiamo chiedere la consolazione, in cui dobbiamo chiedere anche una rassegnazione, casomai ci possa essere quella rassegnazione per non vivere nell'inquietudine fino ai nostri giorni, fino a quando non ci riabbracceremo. Ecco, vogliamo chiedere allora la tua presenza, Maria, e il tuo conforto di madre, perché come noi, come il tuo figlio crocifisso, anche noi siamo consolati dalla tua presenza, e possiamo confortare anche coloro che perdono qualcuno nella vita. Allora questa preghiera di suffragio, mi faccio carico della preghiera con la comunità che in questo momento seguite, e come non farsi carico della preghiera per tutti quelli che sono come Maria e perdono i propri figli, come tante madri che non si riescono a consolare. E allora preghiamo insieme, perché questo sia il nostro compito in questo tempo così bello, ma così forte, così crudemente tiranno, che ci porta via le persone care, di poter essere forti nella preghiera, con la speranza che il buon pastore vuole accanto a sé il suo gregge. Sei tu, Signore, il buon pastore, non vuoi perdere il tuo gregge. Noi siamo il tuo gregge, e qualche volta rifiutiamo di camminare appresso a te. Rifiutiamo di camminare appresso a te che hai perso la vita, come la perdono tanti cari figli, come la perdono tante care persone, come la perderemo anche noi, ma non per l'eternità. La vita è fatta per donarla. Se non la doniamo anche nelle cose belle, la riteniamo per noi e non dà i frutti sperati. Tu, Signore, sei stato il seme caduto su questa terra e sei morto per la nostra salvezza. Ecco, coloro che sono morti certamente saranno il segno di questa sconfitta, anche di quello che vediamo malamente, ma saranno anche il senso di quel trionfo per l'eternità, perché crediamo in quello che tu ci doni, ci garantisci, Signore. Ci fai sperare che oltre questa valle oscura apriremo gli occhi in quella mensa che tu prepari per noi, sotto gli occhi
anche di coloro che possono essere i nostri nemici, che contrastano la nostra strada di cristiani, che siamo incamminati perché a questo punto non ci sarà più nessun nemico, perché tutti saremo con te per l'eternità. Donaci, oh Signore, quella consolazione, donaci quella forza di camminare in questi giorni accanto anche a chi soffre, per poter essere confortati e confortati. Professiamo la nostra fede nel simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, a Cristo buon pastore di tutto il popolo cristiano affidiamo la nostra vita, la Chiesa e il mondo intero. Preghiamo insieme e diciamo: Signore buon pastore, ascoltaci. Per il Papa, il nostro Vescovo Giuseppe, i sacerdoti e tutti coloro che hanno una responsabilità verso il popolo cristiano, siano attenti e saggi, premurosi e coraggiosi nella loro missione. Noi ti preghiamo, Signore buon pastore, ascoltaci. Per tutte le comunità cristiane nel mondo, perché possano contare sempre sulla presenza di un sacerdote per nutrirsi della grazia dei sacramenti e non si disperino come pecore senza pastore. Noi ti preghiamo, Signore buon pastore, ascoltaci. Per le vocazioni sacerdotali e religiose possa essere generosa la risposta di tanti giovani alla chiamata del Signore. La nostra preghiera e il nostro sostegno a favore delle vocazioni e in particolare per il seminario, perché non vengano mai a mancare. Noi ti preghiamo, Signore buon pastore, ascoltaci. Per le nostre comunità, perché siamo sempre capaci di testimoniare l'amore verso il buon pastore attraverso lo slancio di carità e di accoglienza verso i deboli e gli smarriti, i senza patria e i senza tetto. Noi ti preghiamo, Signore buon pastore, ascoltaci. Preghiamo per noi, per le nostre intenzioni. Io ricordo ancora questo momento. Sono tanti modi per ricordare, per dire il loro nome, per dire sei con noi, sei davanti a Dio, noi ti preghiamo, tu prega per noi. Prego per Agostino, prego per Antonella, preghiamo per le vittime di tutto questo tempo, delle vittime del coronavirus, e preghiamo anche per chi non ha il conforto, di chi sta, la persona care a cara. Preghiamo per le nostre intenzioni. Signore, che vedi il tuo popolo come pastore buono e premuroso, ti affidiamo le nostre preghiere e le nostre intenzioni. Trasformale secondo la tua volontà e portala a compimento per il bene della Chiesa e del mondo intero. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo vivere, Signore,
ogni desiderio di ogni cuore, e anzi della nostra vita, vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclama l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, il remissore dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati, oh Signore, del nostro fratello Agostino, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati di tutti i nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Dire tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati alla sapienza del suo Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Il corpo e il sangue di Cristo, che in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donando la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola di Dio sono stato. Salve.
Dio Padre nostro, il tuo amore è universale. Noi ti rendiamo grazie per Gesù, il tuo figlio amato, presente nella nostra vita in modo spirituale, in questo desiderio di comunicarci con lui. Tu l'hai mandato a noi come pastore, per riunire tutti i tuoi figli dispersi dal peccato. Dio, Padre nostro, ti ringraziamo per la vita, la morte e la resurrezione di Gesù. È Lui che ci libera dal male e ci fa passare dalla morte alla vita. Noi ti rendiamo grazie per la speranza di essere trasformati e resi simili a Lui e di vederlo un giorno tornare nella gloria. Dio Padre nostro, noi vogliamo ringraziarti per lo Spirito Santo che è sempre all'opera nel nostro mondo, che egli susciti nella tua Chiesa sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, catechisti, educatori, di cui abbiamo bisogno, che gli faccia correre per il mondo intero la buona novella, perché gli uomini possano conoscere e amare e seguire te, buon pastore. Preghiamo. Custodisci benigno Dio nostro Padre, il gregge che redente, con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo assieme ai nostri fratelli defunti, Agostino, ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Volevo correggermi perché ieri sera avevo detto che oggi, allungando lo sguardo, è domenica prossima la festa della mamma, quindi domenica 10. Domani invece abbiamo questo giorno per la nostra comunità di Miglierini, in cui c'è la donazione del sangue, l'Avis, dalle 8. C'è questo gesto così grande che si può fare, e preghiamo quindi ancora per le vocazioni. Poi ricordo nella nostra comunità, giorno è per la Chiesa intera, giorno 8 venerdì è la Madonna di Pompei. La sera magari faremo la supplica alla Madonna, la donati nella Chiesa subito dopo la Santa Messa. A mezzogiorno sarà trasmessa sicuramente da Pompei e quindi possiamo collegarci nelle nostre televisioni per poter pregare la Vergine Santa di Pompei. Sabato alle 16:30 abbiamo, attraverso i mezzi di comunicazione, l'incontro con i catechisti. Poi ricordo anche che in questi giorni, già giorno 8, noi abbiamo nella nostra Chiesa un santo devoto all'Eucaristia, San Pasquale. Con lui in questa chiesa faremo anche questi giorni di novena, perché le nostre comunità, ecco, se adesso abbiamo il digiuno dell'Eucaristia, sentiamo il desiderio di partecipare, di stare a una messa, allora preghiamo perché questo digiuno non sia in vano, sia un digiuno che ci faccia capire l'importanza dell'Eucaristia, l'importanza di essere insieme in chiesa davanti all'altare per nutrirci. E quindi preghiamo i santi, quindi questo ci chiede San Pasquale, di essere devoti, ma non una devozione superficiale, ma andare al cuore, al centro della nostra fede. Buona serata a tutti.